non è che mi sono mai voluto liberare di questa influenza così forte su di me, di mio padre. L'unico modo di liberarsi era quello di andarci dentro fino in fondo, proprio fino appunto. E quello è stato Novecento, cioè un film proprio sulla campagna, sui contadini. Ma chi è che mi siede vicino, accucciato sul vimine semi sfondato, i ricci che quasi gli coprono la faccia intenta, volta all'insù? È Giuseppe, nato nel 47. Con serietà e pazienza accetta il ruolo assegnato a lui dal destino di fratello minore, doloroso privilegio. Il fatto di ritrovarsi trasformato in un oggetto, in una terza persona, se per un verso è fonte di un'infinita gratificazione, è però anche fonte di una grande inquietudine. Io credo che sia io che mio fratello, se ci siamo messi prima a scrivere poesie e poi a fare del cinema e del teatro, è stato per ritrovare una soggettività, una prima persona. L'angoscia di Attilio, che è poi il tema centrale familiare. La grande protagonista della poesia di Attilio, che poi infiamma anche il cinema sia di Giuseppe che di Bernardo. Io vedo che la poesia viene da quello che ci abbiamo intorno a casa, dal mattone tiepido rosso della stalla, dal rosone di mattoni viene. La poesia è qualcosa che basta guardare e c'è lì. Alle volte è dentro di noi qualcosa che tu sai bene, perché è la poesia, qualcosa di buio in cui si fa luminosa la vita, un pianto interno, una nostalgia gonfia di asciutte pure lacrime. Camminando per questa poverissima via di Casarolla destinata al buio, agli acri crepuscoli dei cristiani inverni, ecco farsi in quel pianto sacri i più comuni, i più inutili, i più inermi aspetti della vita.